Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Sul canale 17 subito l'aggiornamento dei dati nel primo servizio del nostro telegiornale. I decessi odierni nelle ultime 24 ore sono 26, età media 79 anni, arrivando a un totale di 336 vittime dall'inizio dell'epidemia. 97% avevano patologie pregresse, tranne un 74enne di Pesaro. I tamponi positivi rilevati nelle Marche sono stati 180 su un totale di 727 processati. Lo rende noto il Gores. I positivi complessivi salgono così a 3.114 su un totale di 8.623. Sono 1.143 i pazienti ricoverati con coronavirus nelle Marche, di cui 166 in terapia intensiva. I dati indicano che i pazienti in area post-critica sono 198 e quelli in terapia non intensiva 779. Sono 129 i dimessi, 9 i guariti, 1.652 i malati in isolamento domiciliare. Per i ricoverati di terapia intensiva, Marche Nord e gli ospedali riuniti di Ancona sono a testa con 39 ricoverati ciascuno. Sono arrivati a 6.155 i casi a contatti di isolamento domiciliare, tra cui 619 operatori sanitari. Intanto non si ferma la realizzazione di un ospedale da campo in regione, che entro 3 giorni verrà costruito dalla Cina, nel quale lavoreranno 50 medici, 80 infermieri e 30 tecnici, tutti provenienti dal paese asiatico. Lo ha annunciato il capo dell'emergenza della Protezione Civile Luigi D'Angelo, sottolineando che si tratta di tutti sanitari ed esperti che hanno lavorato a Wuhan. La struttura sarà posizionata nell'area dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sarà in grado di ospitare una sessantina di posti letto, di terapia intensiva e subintensiva. Siamo molto contenti, è un segnale importante di attenzione, ha precisato il governatore Ceriscioli, che è stato informato stamattina della missione. C'è un rapporto decennale tra Torrette e la sanità cinese che si è intensificato negli ultimi 5 anni, dice in una nota stampa. Ogni anno operatori sanitari cinesi arrivano ad Ancona per corsi di formazione e specializzazione. E adesso andiamo a Mondolfo per cercare di capire qual è la situazione nella casa di riposo nella Caradurini. Ne abbiamo parlato con il sindaco Nicola Barbieri. Sindaco Barbieri, allora le chiedo innanzitutto nel suo comune, il comune di Mondolfo, qual è la situazione prima di andare a parlare della casa di riposo Caradurini, dove lei ha già chiesto l'intervento di Medici Senza Frontiere. Sì, allora nel nostro territorio comunale al momento sono 48 i positivi residenti che sono risultati positivi al test per il Covid-19. Ieri ne avevamo 47, dall'ultima nota della prefettura, dall'ultima comunicazione sono saliti a 48, di cui 16 positivi nella casa di riposo attualmente di Mondolfo. Stiamo gestendo l'emergenza grazie all'aiuto di tanti volontari, quelli della Protezione Civile Fa di Bruno di Marotta Mondolfo, della Croce Rossa, del Comitato Locale di Marotta Mondolfo, quindi abbiamo messo in campo tante azioni sia per quanto riguarda l'assistenza ai beni, per i beni di prima necessità e per i medicinali, per chi ha bisogno, e questo lo facciamo con i volontari della Protezione Civile, ma abbiamo messo in campo anche un numero di telefono, un contatto telefonico con i volontari della Croce Rossa di Marotta, ed è un supporto psicologico, telefonico, gratuito per tutti i cittadini di Mondolfo e Marotta. Quindi tante davvero attività, anche ad esempio nella ludoteca comunale continua l'attività via web con le dirette Facebook alle ore 10:30 e alle ore 17, dove le famiglie con i bambini si possono collegare ed è un modo per stare vicino anche ai più piccoli, farli passare momenti di divertimento e di svago in un periodo che è difficile un po' per tutti.
Ecco, senta Sindaco, allora entriamo nello specifico. Parliamo adesso invece di questo centro residenziale per anziani Nella Cradolini, che è appunto nel suo comune di Mondolfo, dove ci sono stati diversi casi registrati di positività. Allora, com'è la situazione in questo momento lì dentro? E poi, ecco, lei ha inviato una lettera al Presidente della Regione Marche per avere l'intervento di Medici Senza Frontiere. Sì, allora attualmente, come sapete, come è stato scritto dai giornali, la casa di riposo di Mondolfo è una struttura in concessione alla cooperativa Cosmarche, quindi siamo in costante contatto con loro e con le autorità sanitarie. Negli ultimi 3 giorni, 20 ospiti hanno accusato sintomi, gli è stato fatto il tampone. Di questi 20, 16 ospiti purtroppo sono risultati positivi al test. Ora la situazione è stazionaria all'interno della casa di riposo. Noi come comune di Mondolfo ci siamo subito attivati per richiedere intanto ad ASUR e a Regione Marche di effettuare i tamponi anche a tutti gli altri ospiti della struttura. Purtroppo ci è stato risposto che da direttiva regionali i tamponi vengono fatti solo a chi presenta sintomi. Noi invece lo ritenevamo più opportuno fare i tamponi sia al personale OSS ma anche agli ospiti che non presentano al momento sintomi. E dall'altro lato, questa mattina io ho fatto partire una lettera scritta ad ASUR e a Regione Marche, proprio per inserire anche Mondolfo nell'intervento che i Medici Senza Frontiere faranno nelle strutture per anziani dell'area Vasta 2, perché in questo momento Regione Marche e ASUR hanno firmato una convenzione assieme ai Medici Senza Frontiere e interverranno con i loro medici, gli infermieri e gli esperti di igiene, interverranno proprio nelle strutture per anziani della provincia di Ancona. Visto la particolarità e anche la situazione difficile, la criticità che abbiamo a Mondolfo, abbiamo richiesto di estenderli anche alla casa di riposo di Mondolfo e speriamo di avere risposte positive. Ecco, l'ultima domanda, sono ricoverati, sono ancora lì nella struttura o qualcuno è stato ricoverato in ospedale? No, alcuni sono stati ricoverati, purtroppo ASUR ospedalizza i positivi soltanto quando hanno dei sintomi molto gravi e quindi abbiamo 13 ospiti positivi ancora all'interno della struttura attualmente. Poi la situazione è in evoluzione. Oggi Sì, perché... abbiamo, scusami, ti aggiungo anche che oggi assieme all'ambito sociale 6 di Fano siamo riusciti a consegnare sia alla casa di riposo di Mondolfo che alla casa di riposo di Marotta 900 mascherine e 400 guanti. Quindi cerchiamo, quando arrivano le forniture, di consegnarle subito questi dispositivi di protezione individuali che sono importanti appunto nell'attività giornaliera. Mentre immagino che anche nel comune di Mondolfo sia praticamente impossibile trovare mascherine, nelle farmacie, insomma. E al momento si fa difficoltà, fanno difficoltà un po' tutti, fanno difficoltà anche i supermercati. Abbiamo tante richieste che ci arrivano anche a noi come comune di Mondolfo. Noi stiamo cercando di fare il possibile con più canali. Adesso abbiamo aperto, tutti i comuni hanno aperto un canale diretto con l'ANCI che sembra possa funzionare per far arrivare insomma delle mascherine FP2 nei comuni e quindi poi cercare di distribuirle a chi ha più bisogno. Noi intanto le abbiamo comunque prese una fornitura e servivano per gli agenti di polizia locale, servivano anche per altri dipendenti che erano a contatto con il pubblico. Adesso molti fanno lavoro agile, quindi insomma la ricerca delle mascherine è un problema che hanno un po' tutti in questo momento. Cerchiamo di darci una mano tutti insieme, Protezione Civile, Croce Rossa, le farmacie, il comune stesso. I tecnici incaricati stanno valutando altre soluzioni per la collocazione della struttura di 100 posti letto di terapia intensiva. Dall'esame di fattibilità svolto nel pomeriggio con un sopralluogo
al Palendor di Ancona. In base alle planimetrie e alla documentazione consegnata, il team ha comunicato che neanche questa struttura può essere considerata idonea al progetto, in quanto i tempi necessari per l'adeguamento degli spazi alla collocazione dei 100 posti letto di terapia intensiva indispensabili per la Regione Marche risulterebbero troppo lunghi rispetto alle attuali condizioni di emergenza. I tecnici stanno già valutando altre soluzioni che possano garantire velocemente, senza interventi strutturali importanti, un'area di 5.000 metri quadrati sviluppata su un unico piano. I medici di base aderenti allo SNAMI del territorio chiedono a gran voce la piena collaborazione con le istituzioni sanitarie per individuare i positivi senza sintomi. Quello che io chiedo adesso, in questo momento, è la collaborazione, perché secondo me non c'è collaborazione, non c'è da parte delle istituzioni, dell'ASO, tante brave persone, tante persone che vogliono, ho voglia di lavorare, però disorganizzate, che soprattutto con noi non hanno un rapporto continuo, nel senso che noi mandiamo le mail, stanno implementando la cosa chiaramente, ma io non, ripeto, non sto chiedendo la luna, sto chiedendo solamente delle cose semplici, di dirci se ci possiamo fare dei tamponi ai nostri pazienti, quanti ne possiamo fare, se ci è data a disposizione. Chi vuole liberamente, dei miei colleghi, per carità, non tutti, molti non vogliono rischiare, io dico, se devo incontrare un pericolo nel mio lavoro, è bene che so chi è, so che ho davanti un paziente che ha o non ha il virus. Quello che manca, secondo voi, è un raccordo col territorio, una collaborazione con la prima linea sul territorio, questo che in questo momento esatto, vi sentite esatto, un po' lasciati a voi esatto, stessi. Al di là di noi, del nostro rischio, che dici tu, fai il medico, sei sempre a contatto con gente che ha malattie, ma è per la popolazione, per i nostri pazienti, perché il lamento continuo degli operatori dell'ospedale, del 118, eccetera, sono che arrivano persone tardi in ospedale. Arrivano tardi perché prima non hanno avuto una sorveglianza attiva, non dalla nostra parte, ma anche da quelli che magari sono addetti a quella sorveglianza. C'è gente che comunica la positività e poi sta lì in eterno, vengono chiamati, non vengono chiamati, è difficile. Io vorrei solo una maggiore collaborazione da parte dell'ASUR, ma collaborazione fattiva, cioè di poter parlare con qualcuno e di poter dire quello che a me serve. Al di là delle poi i tamponi asintomatici, e sono il pericolo maggiore, signori, gli asintomatici, ricordatevi. E gli asintomatici noi li conosciamo, perché se questo ha avuto uno un po' di tosse, due linee di febbre, due giorni, tre giorni, poi non c'è più niente, che già però mi chiamano, perché ci chiamano tutti. Siamo noi che conosciamo il territorio, non l'Istituto Superiore di Sanità. Noi conosciamo il territorio. Quindi Lino, ti dico, dateci a noi più potere. Possiamo evitare di portare gente in rianimazione, in acuto. Possiamo evitare con i nostri mezzi, con le nostre situazioni, di prevenire tutte queste situazioni, di curare la casa. Il presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al ministro dell'Economia e delle Finanze e al presidente della Regione Marche Luca Ceniscioli un documento frutto, che tiene a sottolineare Paolini, di un lavoro di squadra. Nel documento viene ricordato come la provincia di Pesaro Urbino sia uno dei territori più colpiti dalla pandemia in atto. I costi che stiamo già sostenendo e che dovremmo continuare a sostenere per far fronte alle emergenze, nello stesso tempo le minori entrate conseguenti al quasi totale blocco delle attività produttive del territorio, avranno un impatto molto rilevante sui nostri bilanci, mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema. Vengono quindi elaborate numerose proposte su macro tematiche collegate alla legge di bilancio 2020. Le misure indicate nel documento, aggiunge Paolini, sono in grado di generare importanti risorse che comuni e province potrebbero destinare poi alla manutenzione di edifici pubblici, scuole e strade e al mantenimento degli altri servizi essenziali. Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine agli automobilisti e alle attività aperte.
Nella giornata di ieri sono stati effettuati 993 controlli per la verifica sull'osservanza del divieto di spostamento previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le violazioni contestate sono state 30, con conseguente segnalazione dei trasgressori alle competenti autorità giudiziarie. Sempre nella giornata di ieri sono stati compiuti 384 controlli alle attività commerciali senza alcuna contestazione di violazioni. Continuano inoltre a prevenire in prefettura le comunicazioni delle aziende che intendono proseguire le proprie attività produttive, industriali e commerciali, in quanto rientranti nelle ipotesi indicate dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo scorso. Le comunicazioni acquisite ammontano stamane a 247, per le quali è stato comunque già avviato l'esame delle istanze, con l'ausilio anche del locale comando provinciale e della Guardia di Finanza, nonché degli uffici della Camera di Commercio. Inoltre, per ascoltare le istanze del mondo produttivo, la Prefettura di Pesaro Urbino ha attivato diversi tavoli d'ascolto con le organizzazioni sindacali territoriali ed ha interessato la Regione Marche e le amministrazioni comunali competenti al fine di instaurare ogni possibile utile collaborazione. L'immagine dei mezzi militari che trasportano le bare verso i forni crematori rende in maniera plastica la drammaticità di quello che il paese sta vivendo. Per il rispetto delle misure sanitarie, tanti di questi defunti sono morti isolati, senza alcun conforto, né quello degli affetti più cari, né quello assicurato dai sacramenti. Le comunità cristiane, pur impossibilitate alla vicinanza fisica, non fanno mancare la loro prossimità di preghiera e di carità. Tutti i giorni i sacerdoti celebrano la Santa Messa per l'intero popolo di Dio, vivi e defunti. L'attesa è per la fine dell'emergenza, quando si potrà tornare a celebrare l'Eucaristia insieme in suffragio di questi fratelli. Nel frattempo la Chiesa italiana pone un segno eloquente. Venerdì, domani, i pastori che ne avranno la possibilità si recheranno da soli ad un cimitero della propria diocesi per un momento di raccoglimento, di veglia, di preghiera e di benedizione. L'intenzione è quella di affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, nonché di esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore. Sarà questo il venerdì della misericordia della Chiesa italiana. Anche nella diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, si pregherà in comunione con tutte le diocesi italiane, venerdì appunto domani alle 10.30 al cimitero centrale di Fano. Come esplicitamente indicato dalla circolare del sindaco Massimo Seri, sarà presente il vicario generale Don Marco Presciutti, in rappresentanza del vescovo Armando, accompagnato dai più stretti collaboratori nel rispetto delle vigenti disposizioni atte a ridurre il contagio. Il sindaco Seri, a nome della città di Fano, ha ringraziato il vescovo per questo momento di raccoglimento e di preghiera. E molto significativo è anche il gesto che il Papa domani, venerdì alle 18, farà con un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota, per chiedere al Signore di ascoltare l'invocazione di tutti gli uomini e le donne in questo tempo segnato dall'epidemia. La preghiera prevede anche l'adorazione del Santissimo Sacramento, con il quale al termine il Pontefice impartirà la benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Questo straordinario momento di preghiera, oltre che di supplica, sarà possibile seguirlo in diretta anche su Fano TV. Il Comune di Colli al Metauro, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha stilato un elenco delle attività presenti sul territorio che effettuano il servizio di consegna a domicilio al fine di evitare spostamenti dei cittadini. La lista completa delle attività in continuo aggiornamento è disponibile nella pagina del sito comune.colliametauro.più.it, nell'apposita sezione dedicata all'emergenza coronavirus. Per quelle attività non riportate nell'elenco possono essere inserite chiamando il numero del centro operativo comunale di Colli al Metauro, il numero che vedete in sovraimpressione, oppure all'indirizzo email. E a Carignano oggi si sono festeggiati i 100 anni della signora Adalgisa,
Questo grande traguardo del secolo di vita è stato celebrato con una diretta WhatsApp dei figli, nipoti e pronipoti. Un compleanno alternativo ai tempi del coronavirus, ma ugualmente bello perché circondata dall'affetto dei suoi cari. Anche Fano TV ovviamente si unisce agli auguri. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento per domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa. Arrivederci.